in presenza di un forno a gas e dopo alcuni secondi della sua accensione notiamo una cosa del genere, significa che siamo in presenza di una perdita di gas all'interno dello stesso. Pertanto spegniamo subito il fornello. Come possiamo vedere, il tubo che conduce il gas al bruciatore è questo, quindi lo andiamo ad intercettare e vediamo che passa da questa parte qua, quindi qua sotto. Pertanto dovremmo andare a smontare questa parte del forno, quindi ovvero dalla parte interna, e dovremmo rimuovere le viti che sono posizionate su tutta questa zona per poter togliere per l'appunto questo pannello e vedere il tubo all'interno, quindi da dove avviene questa dispersione di gas.